Oggi nel mare di Gallipoli seguiamo il campionato mondiale di Formula Windsurfing, lo seguiamo da qui insieme al comitato di giuria. Siamo con il presidente del comitato. Presidente, come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo già fatto praticamente 8 regate, questa che andremo a fare sarà la nona, quindi il campionato è super blindato, siamo a posto. La classifica invece tutta si sta giocando tutta in questi ultimi momenti, perché con questo cambio di vento, avendo montato il vento, quelli che andavano piano con vento leggero adesso cominciano ad andare forte, quindi cominciano ad avere qualche chance in più di arrivare nelle posizioni migliori della classifica. La gara è aperta, pochi punti tra uno e l'altro. Un solo punto distanzia il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, quindi le prime 5 posizioni sono tutte ancora da rivedere. Youth e Master in mare. Youth e Master in mare, sì, Youth e Master. Sarebbero i più giovani e i più vecchi della classe, della categoria. Purtroppo gli youth sono pochini, perché questa è una classe dove ci vuole molta esperienza per portare questa tavola, una tavola molto difficile, diciamo che la Formula 1 veramente del windsurf. Gallipoli ha ospitato diversi campionati, però per la prima volta il campionato mondiale. È il primo mondiale che riusciamo a fare qui a Gallipoli, sì, abbiamo fatto diversi Coppa Italia, campionati nazionali, eccetera, ma per la prima volta abbiamo portato un campionato del mondo. Devo ringraziare il presidente della classe internazionale, Francesco Zarbo, che ce l'ha permesso. Devo ringraziare Antonio Rima e tutta l'organizzazione, assieme a Giuseppe Greco, eccetera, che hanno permesso, con il loro lavoro durissimo di questi mesi, di riuscire a organizzare in maniera così fantastica un campionato che in effetti è difficile, perché l'organizzazione a mare è veramente, veramente pesante, perché comunque queste tavole hanno bisogno di molto vento, quindi quando c'è molto vento il mare è pericoloso, c'è molta onda, è difficile stare ormeggiati, è difficile mettere giù le boe. E devo dire che sono tutti veramente molto bravi, devo ringraziarli. Abbiamo appena visto passare un veterano, un grande, è Tibor, Australia 1. Lui da anni in pensione con la moglie, gira, e quando è estate australe vive là, quando è inverno australe viene qui da noi, gira l'Europa, gira l'America, il Sud America, fa regate di surf in tutto il mondo, ha 70 anni ed è una persona stupenda, è veramente un grande amico di tutti, di tutto il mondo del windsurf, veramente, da sempre.